Mario Furlan, fondatore del City Angels e del Wilding, l'autodifesa istintiva e preventiva. È formatore e istruttore ed è anche stato eletto miglior life coach d'Italia dall'Associazione Italiana Coach. Quindi prego, grazie. 7 minuti, grazie. Grazie, grazie all'università, alla rettrice che ci ospitano. Noi City Angels siamo un'associazione molto particolare. Tutte le associazioni fanno solidarietà, noi abbiamo scritto qua, vedete la mia felpa, solidarietà e sicurezza, in collaborazione con le forze dell'ordine e con le istituzioni. Solidarietà, noi andiamo sulla strada ad aiutare chi ha bisogno, in primis sì, senza tetto, e li ospitiamo in centri d'accoglienza. Tra i senza tetto le donne sono una minoranza, sono circa il 15%, ma sono quelle verso le quali prestiamo più attenzione, perché purtroppo sono frequenti i casi di donne senza tetto che vengono violentate. L'altro giorno la coordinatrice dei City Angels di Ancona mi ha raccontato di una senza tetto che io ho conosciuto, che è stata violentata in stazione da non sa nemmeno chi, perché l'ha aggredita alle spalle, le ha messo una mano sulla bocca, lei poi è stata ferita in modo grave, è andata all'ospedale e non sa nemmeno chi denunciare, perché non ha visto la persona che l'ha violentata, e purtroppo questi casi sulla strada sono piuttosto frequenti, come anche i casi di violenze e di vessazioni nei confronti dei transessuali, che sono una piccola minoranza, però ci sono e sono particolarmente vulnerabili. Quindi la nostra attenzione va innanzitutto nei loro confronti, e poi una cosa che facciamo da sempre è il servizio accompagnamento o scorta per le donne sole. Noi abbiamo 30 anni di anzianità, pensate quanto sono vecchio, e da sempre ci sono donne che arrivano ad esempio a Milano, ma noi siamo in altre 21 città, dicono: arrivo alla stazione centrale alle ore 23, mi accompagnate per andare a prendere il taxi o all'albergo o a casa, no? Perché ho paura di andare da sola. E questo è un servizio che facciamo regolarmente. E poi da quando... gli ultimi 5 mesi, da quando in novembre è stata uccisa Giulia Cecchettin, quel delitto che ci ha colpito così tanto, ci sono anche casi di donne che ci contattano perché devono ad esempio andare nella casa in cui hanno convissuto con il loro ex, hanno paura di incontrarlo e quindi ci chiedono di essere accanto a loro. E ci sono anche alcuni casi di donne che sono tormentate dal loro ex marito, fidanzato, amante, che le segue, le aspetta fuori dal lavoro, e noi quindi con la nostra presenza portiamo protezione. Andiamo nelle scuole a parlare di bullismo, a parlare di non la violenza di genere. Come ha detto il presidente Roia, un problema ancora più che delle donne, degli uomini. Le donne sono le vittime, ma siamo noi uomini che dobbiamo cambiare. E noi cerchiamo di far capire che prendersela, la violenza su una donna, è come quella su un disabile, su un animale, sei un vigliacco, te la prendi contro chi non si può difendere. Vengono da noi donne che sono vittime di violenza, noi non siamo un centro antiviolenza, le indirizziamo verso i centri antiviolenza, a volte le accompagniamo dalle forze dell'ordine, in particolare dai carabinieri, vicino alla nostra sede ad Affori c'è una stazione dei carabinieri, donne che vengono a parlare delle violenze che subiscono in casa. E proprio come ha ricordato il presidente Roia, purtroppo sono abbastanza frequenti i casi di donne vittime che dicono: sì, è vero, guarda, c'ho l'occhio livido, ma picchiata, però non è così cattivo, però ho promesso che non lo fa. Sì, infatti ciufoli, se l'ha fatto una volta lo farà ancora. Quindi se tu non lo denunci, non solo sarai ancora vittima, ma diventi complice, perché quella persona, anche nel caso in cui tu lo lasciassi, si comporterà in quel modo con altre donne. Quindi devi riuscire a dirgli chiaramente: no, questo non è un comportamento accettabile, tu fai così, io ti devo impedire, è una cosa morale che lo faccio per me e per le altre donne, di continuare a comportarti in questo modo. Teniamo dei corsi di autodifesa, in particolare rivolti alle donne, in cui non facciamo soltanto la parte fisica, anche perché se tu sei una donna che pesa 50 kg, arriva un uomo che pesa un quintale, forza contro forza, indovina chi vincerà. Lavoriamo molto sulla parte psicologica della prevenzione. Ad esempio,
insegniamo come fare ad avere un comportamento assertivo, a usare la parola più importante che la parola no. Tante donne e anche uomini fanno fatica a volte a dire di no, ma è la parola che devi usare quando qualcuno vuole prevaricare. Insegniamo il segnale antiviolenza. Fatemi vedere, conoscete il segnale antiviolenza? Fate vedere chi lo conosce? Questo, che ha salvato una ragazza qualche mese fa in via Torino, aveva incontrato un brutto ceffo, voleva farle chissà che cosa, per fortuna ha fatto questo segnale a una commessa di un McDonald's che ha chiamato subito la polizia. E poi in conclusione faccio una riflessione, visto che qui siamo in mezzo ad esperti. Quando c'è una violenza che a volte sfocia in tragedia da parte di un uomo su una donna, molto spesso si segue lo stesso schema, lo stesso pattern, cioè comincia, come è stato detto, con aggressioni verbali, poi si passa alle aggressioni fisiche, il controllo sul telefonino, ma chi hai visto, cosa hai fatto, fammi vedere che messaggio hai mandato, poi si arriva agli schiaffi, poi si arriva ai pugni e poi a volte si arriva all'irreparabile. Troppo spesso ci sono donne che denunciano questo, ma la legge arriva troppo tardi. Si inizia con la ramanzina chi si comporta in questo modo, ma serve a ben poco, a volte il braccialetto elettronico, qualche volta gli arresti domiciliari, che certo servono, ma quello che mi chiedo è, quando leggo sul giornale, non so se capita anche a voi, di una donna che ha denunciato il suo ex o quel tipo lì che le viene dietro, che le rovina la vita, anche se non le mette le mani addosso, le distrugge la vita, e poi dopo mesi, qualche volta dopo anni, questa donna è stata uccisa. E la legge consente che il suo aguzzino continua a circolare indisturbato. Ora dico, una volta che ci sono i segnali, cioè una volta che questo ti minaccia di morte, che ti insulta sui social, che ti insegue, ma cos'altro ci vuole perché questa persona venga bloccata? Noi vogliamo essere un paese civile, questa è una fondamentale battaglia di civiltà.